della Fiorentina. Rappresentano le 16 magistrature fiorentine che fin dal 1200 gestivano la cosa pubblica fiorentina. I bandierai degli Uffizi sono parte integrante del calcio storico fiorentino e sono gli unici a rappresentare ufficialmente la città di Firenze. Ora un breve cenno sul gruppo Sbandieratori Città di San Gemini. Questo gruppo, fondato nell'anno 1974, è ormai annoverato tra i più longevi e prestigiosi d'Italia e da oltre 40 anni si propone di salvaguardare e perpetuare l'arte del maneggio dell'insegna nella sua forma più completa, cercando di mantenere il giusto equilibrio fra la fedeltà alla tradizione militare e l'aspetto artistico e coreografico, rappresentando così da sempre il folklore umbro in Italia e all'estero. Numerosi sono i successi a livello internazionale degli sbandieratori di San Gemini, con esibizioni in Australia, Giappone, Israele e numerose trasferte negli Stati Uniti d'America, dove nella città di Washington ha raggiunto il suo apice esibendosi all'interno della biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America. Abbiamo il piacere di avere qui in rappresentanza della città di San Gemini il sindaco Leonardo Grimaldi e l'assessore regionale Fabio Paparelli. Passo ora la parola per il saluto al presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Caterina. Benvenuti agli sbandieratori di San Gemini e benvenuti ai nostri bandierai degli Uffizi di nuovo su questa piazza, è un piacere rivedervi. Do un saluto anche al presidente del calcio storico fiorentino che è qui insieme a me, Michele Pierguidi. E questo è davvero un saluto della città, un saluto di Firenze che vuole arrivare a San Gemini, all'Umbria per dirgli benvenuti e che è un onore, è un piacere essere insieme, gemellati in queste tradizioni meravigliose che noi abbiamo e che portiamo avanti. Il gruppo dei bandierai degli Uffizi, gli sbandieratori, sono ormai una presenza importante nella nostra città, sono conosciuti, devono esserlo sempre di più. E credo che questi gemellaggi, il portare insieme tradizioni così belle e importanti al giorno d'oggi sia fondamentale. Quindi è davvero un onore, un piacere per me darvi il benvenuto e a nome del sindaco e della città abbracciare questo gemellaggio e dire buon lavoro a tutti insieme. Grazie. Bene. Grazie al presidente, passiamo la parola al direttore del corteo che darà i comandi secondo l'etichetta militare del XVI secolo. Attenti al comando! Badate a voi! Presentate le vostre armi, salutate! Viva Firenze e San Gemini! Viva Firenze!
Ora il corteo salirà qui sull'arengario per far posto all'esibizione dei due gruppi. Prima che inizino le esibizioni dei due gruppi, una comunicazione a tutta la cittadinanza, agli ospiti che sono qui in Piazza della Signoria. Il gruppo dei bandierai degli Uffizi, in collaborazione con il Comune di Firenze, inizia il percorso per una raccolta fondi per restaurare la statua del Marzocco che vedete alla mia destra. Thank you.
Un grande applauso per la squadra 16 dei Bandierai degli Uffizi. E ora San Gemini. Gemellaggio tra il gruppo ospite dei sbandieratori di San Gemini e i bandierai degli Uffizi, gli sbandieratori ufficiali del comune di Firenze. La giornata non è delle migliori, il vento soffia abbastanza forte, ma le esibizioni dei bandierai sono come sempre ottime. Thank you.
Pierguidi, presidente del calcio storico fiorentino, oggi qui con il gemellaggio tra i bandierari degli Uffizi di Firenze e gli sbandieratori di San Gemini. Una bellissima giornata voluta dai bandierari degli Uffizi. Il gemellaggio con gli sbandieratori di San Gemini sancisce una grande amicizia tra due gruppi molto importanti. I nostri, che sono a mio avviso i migliori bandierai del mondo, perché Firenze si deve distinguere nel mondo, e gli sbandieratori di San Gemini stanno dimostrando anche stasera in Piazza Signoria di essere veramente un gruppo di sbandieratori molto molto bravo. Nonostante il vento, che purtroppo, come spesso succede in queste occasioni, insomma, non è dei migliori. Il vento è nemico di chi vuole destreggiarsi con la bandiera, ma mi pare che tutti si stiano comportando veramente alla grande e sia veramente un bello spettacolo per tutti gli intervenuti, che sono veramente tanti, come sempre, quando c'è il corteo e gli sbandieratori. Bene, grazie a Michele Pierguidi. Siamo con il sindaco di San Gemini, il signor Grimani. Due parole su questa occasione, su questo pomeriggio. Sì, è un momento straordinario, di grande rilevanza culturale per la nostra città, che è stata ospitata insieme ovviamente ai nostri sbandieratori, cioè di San Gemini, in questa splendida cornice che è Piazza della Signoria, con questo meraviglioso Palazzo Vecchio, e per noi è un momento di grande valore culturale, di grande promozione del nostro nome, soprattutto del nome degli sbandieratori di San Gemini, che sono sicuramente un gruppo tra i migliori in circolazione in tutto il paese nell'arte della bandiera. Infatti sono qui ospiti oggi proprio per questo motivo, colori bellissimi, bandiere bellissime, ottima esibizione. Penso sì che l'occasione del gemellaggio con i bandierai degli Uffizi sia in qualche modo un fiore all'occhiello della loro quarantennale carriera, visto che sono stati proprio oggetto delle feste del quarantennale l'anno scorso gli sbandieratori di San Gemini. E io penso che veramente sia una sorta di patente quella di essere qui a Piazza della Signoria, tra l'altro con gli storici bandierai degli Uffizi, che come abbiamo avuto modo di vedere anche negli anni passati con la loro presenza a San Gemini, conservano veramente un pezzo di storia fondamentale della città di Firenze. Perfetto, grazie al sindaco di San Gemini e a presto in questa piazza. Grazie. O da voi a San Gemini. Grazie. Prego. Eccoci qui con Luciano Artusi, un nome, uno storico, un personaggio di Firenze, e mi dirà lui esattamente qual è la sua funzione e la sua carica all'interno del corteo storico della Repubblica Fiorentina. Buonasera, la mia carica è capitano di guardia del distretto del Contado e nel contesto del calcio storico fiorentino. Ci troviamo stasera qui a vedere un'esibizione degli sbandieratori di Firenze, i bandierai degli Uffizi e i bandieratori di San Gemini, la città di San Gemini. Un gemellaggio tra due prestigiosi gruppi italiani. Perfetto, ecco, qualche altra parola sulle prossime iniziative che ci saranno in questa piazza? Non sa cosa verrà fatto? Dunque, iniziative stasera? No. La prossima, ma non in questa piazza, ma in Piazza Santissima Annunziata, e più precisamente all'Annunziata, è il festeggiamento del Capodanno fiorentino, 25 marzo. Poi ci sarà lo scoppio del carro a Pasqua, quindi in Piazza del Duomo, e qui ci troveremo per il primo maggio per il trofeo Marzocco. Sì, ci ritroveremo qui fra quattro gruppi di sbandieratori di quattro città tutti gli anni per il primo maggio, una gara agonistica fra sbandieratori di quattro città italiane. Perfetto, ringraziamo Luciano Artusi, a presto, arrivederci. A presto, grazie.
gemellaggio. A nome del comune di Firenze, il calcio storico fiorentino. Buonasera a tutti. Qui con Antonio Marrone, presidente dell'Associazione dei Bandierai degli Uffizi, che ha presentato questo pomeriggio di bandiere, colori e applausi. Grazie, sì, una bella cerimonia, il gemellaggio fra il gruppo dei Bandierai degli Uffizi e il gruppo Sbandieratori di San Gemini, due realtà che sono sullo scenario nazionale e internazionale da oltre 40 anni, due gruppi di tradizione storica, di mantenimento delle tradizioni del maneggiare l'insegna, e per questo ci siamo gemellati. Gemellaggio vuol dire l'unione, l'unione degli intenti e della passione che ognuno dei due gruppi mette, quindi ci riconosciamo gli uni negli altri e c'è un messaggio forte di legame con questi ragazzi che tante volte abbiamo incrociato le nostre bandiere insieme. Quindi, insieme a loro manterremo un legame forte ora anche con le due città, ed è veramente un legame sugli intenti, su come si intende il mantenimento delle tradizioni popolari e senza inventare niente. Quello che noi non vogliamo e non manteniamo è il mantenimento del percorso storico. Noi rappresentiamo le 16 magistrature fiorentine che avevano sede qui negli Uffizi, Cosimo I de' Medici volle gli Uffizi per avere accanto al Palazzo del Potere tutti i suoi uffici, la pubblica amministrazione. Noi rappresentiamo queste 16 magistrature che hanno fatto la storia fino a metà del Settecento, quando un decreto granducale le fece cessare. Però questa è la storia ed è il mantenimento della storia e della tradizione militare. Grazie a tutti. Ancora due parole, abbiamo sentito parlare di un marzocchino, esatto? Esatto, 17 di marzo faremo l'impegno dei tamburi e fanno il loro mestiere. Allora, marzocchino, la gara, noi facciamo tutti gli anni l'edizione del marzocco, un quadrangolare di sbandieratori, è arrivato alla 23esima edizione. Quest'anno abbiamo deciso di estenderlo ai bambini, quindi il marzocchino che faremo per i nostri bambini, invitando bambini di altri gruppi sbandieratori che, come abbiamo visto anche per il gruppo di San Gemini, hanno le nuove leve. Abbiamo bambini che iniziano a mettersi in costume a 6 anni, suonano il tamburo e maneggiano la bandiera e stanno crescendo, ed è giusto dargli anche la possibilità a loro di quello che è lo spirito della gara e di misurarsi con altre realtà. Grazie ad Antonio Marrone, grazie a tutti voi, Sesto TV Firenze.